ho preso delle azioni per cominciare a mettermi via qualcosa per la vecchiaia. Flavio, quando ha investito i suoi soldi, ha sottoscritto il questionario MiFID, richiesto dalla banca per avere informazioni sul suo livello di istruzione e la sua conoscenza dei prodotti finanziari. Io mettevo la firma, anzi, dicevo, qualche volta dicevo, ma devo firmare così? Senza leggere. Le sue azioni però hanno iniziato a registrare una forte perdita. Flavio si è andato ad informare e ha fatto una brutta scoperta. C'erano delle voci che non quadravano, diciamo, no? Specie quello del diploma, che sono diplomato. Perché lei non è diplomato? No, assolutamente. Ho quinta elementare, quindi. Quando un risparmiatore decide di fare un investimento, deve rispondere al questionario MiFID, uno strumento obbligatorio che dovrebbe assicurargli di non fare il passo più lungo della gamba. Spesso capita che questi questionari non vengano compilati dal cliente, ma direttamente dal funzionario. E quindi quello che doveva essere uno strumento di tutela viene a creare un danno al risparmiatore ignaro. Ma cosa dobbiamo fare quando compiliamo il questionario MiFID? Prestare la massima attenzione nella compilazione di questi questionari, non firmare in bianco e poi controllare che effettivamente non siano date risposte che non corrispondano al vero.